Si è tenuta a Pesaro, presso la sede di Confindustria, all'interno del progetto di Pesaro 2024 Incontri Capitali, la presentazione del libro Sogni e Illusioni di Libertà di Patrick Zaki, il ricercatore dell'Università di Bologna e attivista per i diritti umani di origine egiziane che è stato detenuto per 20 mesi nel suo paese d'origine. Una sala strapiena che ha visto centinaia di persone che non sono riuscite ad entrare rimanere fuori ad attenderlo anche solo per un saluto. Ad anticipare il tutto, nella mattinata, l'incontro con gli studenti presso il liceo Marconi, dove Patrick ha parlato ai giovani di lui, del futuro, ma anche dell'attualità. Sì, questa mattina sono stata a scuola a Pesaro ed è stato straordinario e uno dei miei primi obiettivi da quando sono stato rilasciato è stato proprio quello di visitare quante più scuole italiane possibili per condividere con gli studenti le basi dei diritti umani e civili e sono rimasto molto impressionato dal loro livello intellettuale, dalla loro conoscenza in particolare dei diritti umani e anche dalla loro consapevolezza. Sono state circa due ore di dialogo molto intenso e fondamentalmente il mio messaggio è stato eh, riguardo a quello che sta succedendo oggigiorno. A un certo punto ho dato pa parola a loro e loro si sono anche espressi con paura rispetto ai fatti recenti italiani eh, delle cariche contro gli studenti e quindi io ho raccomandato a loro di continuare a fare tanto rumore e di non avere paura di esprimere le proprie opinioni. Credo che questo messaggio sia arrivato chiaro e forte e ho visto che loro sono stati molto felici di incontrarmi così come io sono stato felice di incontrare loro. Un libro che racconta la sua storia, la sua detenzione, la sua libertà. Tra parole di denuncia e di speranza, tra riflessioni su ciò che gli è accaduto e ciò che accade ad altri. Il libro di Patrick Zaki è un messaggio per tutti i suoi lettori. Uh, Il uh, libro fondamentalmente parla, è una mia testimonianza di quello che mi è successo all'interno della prigione e parla proprio delle grandi difficoltà affrontate nelle prigioni egiziane. Eh, naturalmente, moltissime persone sono state curiose in questo periodo e mi hanno chiesto: ma com'è viverlo da dentro? Come si passa una giornata? Come si fa a non impazzire? E anche come si fa a mantenere la speranza? quindi questo è quello che io cerco di raccontare. C'è poi anche una parte di attivismo in questo mio libro che è rivolta soprattutto ai miei colleghi che sono ancora dentro e anche ad altri prigionieri. Quindi, in definitiva, si tratta di un libro sia di testimonianza sia di supporto per le persone ancora in prigione. In the last Io fondamentalmente passo le mie giornate guardando immagini che vengono dalla Palestina, mi sento molto male, in particolare mi sento malissimo rispetto al silenzio che c'è sull'uccisione di civili palestinesi e sul genocidio che sta avvenendo. Sarei molto egoista se dicessi di stare bene. Poi è chiaro che eh, sono qui in Italia, sono felice, incontro persone che mi vogliono bene, che mi hanno supportato e apprezzo tutta questa generosità. Di tanti Intanto rubo qualche secondo di gioia per me stesso, però in generale sarò felice soltanto nel momento in cui ci sarà un cessate il fuoco.